Benvenuti in questo nuovissimo video. Da come avete visto dall'intro e letto dal titolo, finalmente ci siamo. Questo è il video sulla mia postazione make up. Ho aspettato tanto a farlo perché per me fare questo tipo di video porta via un pomeriggio intero, perché devo insomma le inquadrature, anche se non sono delle migliori, però starvi a spiegare i prodotti, che ne ho veramente tanti. Infatti ci terrei a dire una piccola cosa, che in ogni mio video della postazione dico questo, perché ovviamente per chi non mi segue e non sa e vede per la prima volta la mia faccia e questo tipo di video con tutti i miei trucchi, e non aver visto comunque i miei video precedenti dove spiegavo che ho tanti trucchi perché bla 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 bla, mi tocca ripeterlo in ogni santo video, quindi chiedo scusa alle più vecchie delle iscritte che si sorbiranno anche questa volta la stessa tiritera, però ci tengo a dirlo perché veramente ci sono un sacco di persone che purtroppo fanno andare le dita, la cattiveria, l'invidia, la gelosia, e offendono me personalmente, che dico ma io che cosa c'entro? Cioè, io vi faccio vedere la mia cameretta e vi faccio vedere soprattutto le mie cose. Tutti i trucchi che vedrete in questo video sono trucchi che per la maggior parte mi sono stati regalati e mi vengono in continuazione regalati dalle aziende. Questo perché YouTube, il mio canale, è il mio spazio dove io parlo di principalmente make up, e quindi le aziende cosa fanno? Mi inviano i prodotti per farveli vedere, per testarli per prima e farveli vedere, quindi una sorta di pubblicità per loro, e loro me li mandano. Quindi questo è il perché io ho tanti trucchi, ma principalmente io ho tanti trucchi perché li colleziono, li amo, li utilizzo sia su di me che sulle amiche, li regalo anche alle mie amiche, ai miei familiari. Tutto quello che vedete qui è comunque principalmente roba mia, e quindi non vedo perché la gente debba stare a giudicare, a dire ah ma perché, che ci fai, bla bla bla. È un video così, di passatempo, guardatevelo per curiosità, guardatevi per vedere marche che magari non avete mai visto o che cos'ho, semplicemente un video passatempo, non prendetelo come oh mio Dio guarda Gloria quanti trucchi che ha, no, non voglio veramente menarmela per i trucchi che ho, semplicemente questi sono i miei trucchi, ci ho messo anni per accumularli, e sì, li utilizzo quasi tutti, ripeto, quelli che non utilizzo li regalo, questi sono problemi miei, questi sono affari miei. Io ve li faccio vedere perché me l'avete richiesto, quindi questo è il succo della situazione. Se anche voi volete farvi tutti questi trucchi, mettetevi in gioco, prendetevi una telecamera, apritevi un canale e provateci, nessuno nega niente a nessuno, questo è una cosa pubblica, libera, gratuita, potete mettervi anche voi a fare video, e se chi vi guarderà vi amerà e vi farà crescere, anche le aziende vi noteranno e vi manderanno anche voi prodotti, quindi questo è quanto. Niente, io vi mando un grosso bacio, spero che questo video vi piaccia e mettetevi comode perché sarà un video super super lungo, quindi solo per appassionate di make-up. Ciao! Tutti questi tre mobili vengono da IKEA, e se mi ricordo vi metto nell'info box i link diretti al sito IKEA. In questa parte ho voluto mettere nella zona centrale questa vasca che avevo preso dai cinesi, trasparente, con dentro sassolini colorati e dentro alcuni pennelli, perché la metà sono tutti a lavare in bagno. Di là ho voluto mettere questa tazza, che è la tazza di Maison du Monde, che sarebbe la tazza cupcake. Qui ho voluto mettere questi rossettini, che poi vabbè a volte cambio. Questo bellissimo passerotto a candela che ho preso sempre da Maison du Monde, scontato. E qui invece ho messo questa bottiglia Arizona con dentro i fiori. Qui invece abbiamo lo specchio di Benefit, che è bellissimo, fatto tipo in ecopelle. In questo cassetto invece ci sono tutti i prodotti labbra, quindi lip balm, lip scrub, tutti gli EOS, burri cacao, tutti i prodotti per la cura delle labbra. Passando poi da questa parte, in questa zona, qui sopra ho voluto mettere alcune delle cose che utilizzo più spesso, come gli spray fissanti, pulisci pennello a spray, creme contorno occhi, creme da notte, creme varie. Qua c'è l'acido glicolico di Collistar, quello di Diego Dalla Palma, e questo qua è la crema di Benefit contorno occhi, che ti stira le occhiaie ed è super figa. Poi qui invece abbiamo un cassettino in acrilico, dove all'interno ci sono le cose più, anche qui, più utili, come i temperini, la colla per le ciglia finte, le pinzette. Qui abbiamo il color switch di Veramona, che sarebbe questa spugna che in realtà, passandoci sopra il pennello, te lo pulisce per andare a utilizzare poi un altro tipo di ombretto. In questo secondo cassetto invece abbiamo tutti i matitoni occhi più grossi, come quelli di Lancome, alcuni questi qua di Issy, e nell'ultimo sempre altri matitoni occhi,
però questa volta di NYX, bellissimi e comodissimi. In quest'altro cassetto invece qui dentro troviamo tutte le matite occhi di varie marche, abbiamo Defa, Urban Decay, Deborah, Avon, NYX, abbiamo veramente di tutto. Da quest'altra parte, che sarebbe un contenitore in acrilico dove ci stavano dentro due cassetti, io ho tolto i due cassetti e l'ho messo appunto in questo modo, dove dentro tengo tutte le tinte matte labbra. Le tengo in piedi perché queste tinte, anche i lip gloss in teoria, sarebbe meglio tenerli in piedi, perché altrimenti quando poi li andate ad aprire, se sono messi in questo modo, quindi appoggiati orizzontalmente, tendono poi a far uscire tutto il prodotto quando voi andate a tirare fuori lo scovolino per andarvi a stendere il lip gloss o piuttosto che appunto questi rossetti liquidi. E qui ho messo tutti i miei rossetti liquidi, tra cui Colourpop, che sono i miei preferiti, i KTB, anche questi che mi piacciono tantissimo, questi due di The Balm, poi abbiamo alcuni Melted di Too Faced, qui alcuni rossetti liquidi di Clara Cosmetics, alcuni di Sephora e Glossip, i Matte Me di Sleek, anche questi non sono niente male. Questi qui invece che sono quelli che ho trovato su eBay e mi sto trovando benissimo. Si chiamano Me Now Generation e sono praticamente dei rossetti liquidi super super matte, lunga tenuta. Non chiedetemi l'inci, sarà sicuramente pessimo, costano tipo un dollaro, ma sono di una tenuta estrema veramente, colore pieno, super pigmentato, di una tenuta estrema. In questa parte della toretta ci troviamo un mega cassetto diviso in tre scomparti e da questa parte ho voluto mettere tutti i miei mascara, quelli finiti, quelli nuovi da utilizzare, li colleziono perché magari mi piacciono, che ne so, le confezioni, quindi me le tengo lo stesso, e qui ho messo tutti i mascara. Da questa parte invece ci sono tutti gli eyeliner e abbiamo tutti gli eyeliner liquidi, abbiamo gli eyeliner a penna, gli eyeliner colorati, glitterati. Da questa parte invece i prodotti per le sopracciglia, anche qui Deborah, poi c'è Maybelline, ci sono sia i prodotti per fissare i peletti delle sopracciglia, sia per ridisegnarle, che gli ombretti, che i gel come quelli di MAC, che io adoro alla follia e lo sapete bene, e alcuni prodotti sempre nuovi che devo testare, devo aprire, insomma. Ci sono veramente tutti i tipi di cose per le sopracciglia. Da questa parte invece troviamo la cassettiera IKEA con tutti questi cassetti che io ho semi riempito, perché ho lasciato più in quest'altra alcuni cassetti vuoti alla fine, perché non si sa mai. E partirei subito da questa. Il bello di questo tipo di cassettiera è che la parte superiore si alza, troviamo un mega specchio e tutti, come potete vedere anche nel riflesso, uno scomparto dove ho messo io tutti i miei gioiellini, sia da questa parte che nell'altra cassettiera. Partendo poi dal primo cassetto. In questo primo cassetto invece ho voluto mettere tutti gli ombretti mono, alcuni glitter, pigmenti, tutte queste cosine piccoline. Ad esempio da questa parte ho messo alcuni pigmenti di Neve Cosmetics, alcuni di Motives che sono dei glitter bellissimi. E qui alcuni pigmenti MAC sample, insomma, che ho chiesto al negozio. Qui ci sono tutti gli ombretti in crema di varie marche come Deborah, Ycon, NYX, questi qua di Nabla bellissimi. Qui invece abbiamo tutti gli ombretti mono di Defa Cosmetics. Qui quelli di Urban Decay. In questo secondo cassetto invece, che non è molto molto alto, quindi i primi due cassetti sono molto bassi, e ho voluto mettere cose piccoline. Anche qui ho messo le palettine, quelle più piccole. Ci sono sempre varie marche come The Nude di Maybelline, The Body Shop, Motives, Kiko, poi ci sono quelli di Too Faced, quelli di BH Cosmetics, Nabla. In quest'altro cassetto invece ci sono le palette un po' più importanti, un po' più grosse. Infatti, come vedete, è bello profondo questo cassetto. Abbiamo dalle palette viso, come queste qui, che ci sono quelle di Mulac, Morphe, Mulac, quelli in crema, NYX. Qui abbiamo alcune delle palette più vecchie, che le prime che avevo comprato, tipo quella di Fraulein 38, ne avevo prese un sacco. Poi alcune di Morphe e The Balm, fino a Too Faced, Too Faced, Too Faced, un sacco di Too Faced. In quest'altro cassetto invece abbiamo anche qui altre palette, come vedete più Urban Decay, perché da questa parte ho voluto fare più la collezione Urban Decay. Sì, sono messe un po' a cavolo, alcune ho tenuto anche le scatole perché mi piacevano. E qui veramente ne abbiamo di più varie, abbiamo dalle collezioni più vecchie come questa qui che è la Mariposa, poi c'è la differente di Mulac e qui sempre appunto altre di Urban Decay. In questo penultimo cassetto, ed è il mio preferito, abbiamo tutti i prodotti labbra. Allora, in questi due cestini che
inserisco poi dentro, ho voluto mettere, qua ci sono gli ultimi prodotti che mi sono arrivati, che sto appunto provando, e alcuni che non ci stanno comunque lì, e qui invece abbiamo matite labbra, quindi rossetti matita, tutte queste cose qua. Qui invece abbiamo questo scomparto che avevo preso da Ikea, che è questo in plastica, e nella parte lì in fondo ci sono i rossetti Mulac, poi quelli di Nabla, qua abbiamo quelli di L'Oreal, alcuni di Maybelline, qui ho tutti i rossetti MAC e KTB, e qua tutti quelli di Lime Crime, che erano stati i primi rossetti che avevo preso. Qui invece abbiamo da questa parte, che sono messi senza scomparto altro, quindi sono incastrati, ci sono rossetti di varie marche, anche lip gloss, e in questa parte, come vedete, anche qui ci sono altri lip gloss messi in piedi. In quest'ultimo cassetto invece abbiamo tutte le ciglia finte, che come vedete sono messe veramente a casaccio, alcune con le scatole vuote perché sono fuori, e anche qui ci sono varie marche, le Velour le mie preferite, le Red Cherry anche queste le mie preferite, le Skido anche queste mie preferite bellissime che utilizzo spessissimo. Passando poi da questa parte, quindi quest'altra cassettiera, come vedete è identica a quell'altra, anche in questa parte ci sono dei gioielli, non ve la sto ad aprire perché dovrei togliere tutto ed è più un casino rispetto a quell'altra. E iniziamo già dal primo cassetto. Nel primo cassetto, scusate la ripresa movimentata, ma non avete idea di come sto tenendo la videocamera. Comunque qui abbiamo tutti i bronzer, che ci sono sia bronzer in crema, come questi qua di Make Up For Ever, che bronzer in polvere, alcuni mischiati anche con gli illuminanti, perché appunto la maggior parte sono bronzer, l'ho voluti mettere qui, come questo qua di Deborah, Collistar, Vivo dalla Palma, questo qua che è di Fontana Contarini, e lì in fondo altri di NARS. Anche questo lo usavo tantissimo, Laguna, e fino a in fondo lì che ci sono tipo quello di MAC e Vita Liberata, insomma altri brand. Invece nel secondo cassetto troviamo tutti gli illuminanti, anche qui sia in crema che liquidi che in polvere, come questo qua, questi qua in crema di Mulac, poi questo qua di Benefit, che è l'Eye Beam, bellissimo, il mio preferito per Illumanize. Qua di glitter lo so, non c'entra niente, ma erano enormi, non sapevo dove metterli, di Make Up For Ever. Alcuni di NYX, Milani, che mi piace veramente tantissimo. Questi qua che sono bellissimi, che sono tipo i dupe di Too Faced, della I Love Makeup. In questo terzo cassettone invece ci sono tutti i blush. Ci sono anche qui marche veramente di ogni tipo. Abbiamo questi ultimi di Neve, blush di Milani che sto veramente adorando, lì in fondo ci sono quelli di Mulac, anche qui Benefit, NYX, sempre Milani, che sono veramente stupendi, super stupendi. Questi qua di Too Faced, anche questi veramente sfiziosissimi, carini, alla Polly Pocket, sempre Urban Decay, anche qui che ci sono sparsi ovunque quelli di Urban Decay, un pennello a casa che non c'entra niente, ma l'ho utilizzato ieri per toccarmi, l'ho infilato qua dentro, non dovrebbe starci. In questo quarto cassetto invece abbiamo tutti i prodotti viso, qui quando mi trucco faccio l'impalcatura, tutto ciò che mi serve per camuffare tutte le imperfezioni. Vabbè, da questa parte abbiamo, che non riuscite a vedere, scusate, adesso vi sposto, da questa parte abbiamo i fondotinta di Too Faced, da questa parte invece ci sono quelli che utilizzo più spesso. In questo scomparto invece ci sono quelli che utilizzo ancora più spesso di questi, quindi quando li giro prendo e scambio e insomma testo. Da questa parte invece abbiamo i primer, sono sia primer occhi che primer viso, che vanno veramente da un sacco di brand. Anche qui vedete primer occhi, che sono i paint pot di MAC, di NYX, qua ci sono quelli di Urban Decay, Make Up For Ever, Neve, sempre questo qua che adoro per il viso, il Pore Perfecting di Urban Decay, che lo utilizzavo tantissimo l'anno scorso. Qua in fondo invece troviamo tutte le polveri, quindi ciprie fissanti, polvere libere, compatte, tutte le cipre in sintesi, e da questa parte invece ci sono tutti i correttori, anche qui senza uno scomparto preciso perché vanno un po' in giro, li ho piazzati ad incastro, quindi ci sono i Naked Skin, quello di MAC, questi qua di Maybelline che mi ero trovata stra bene, tipo nel terzo che compravo, e poi alcuni fatti a
a penna. Ho questo qua dal più vecchio di Kiko, che tengo ancora per collezione. Questi qua nuovi di Radiance Creator, di Deborah Milano. Insomma, veramente un sacco di marche anche qui. In questo penultimo cassetto invece ci sono casini e basta. Perché vi spiego? Qui ci sono cassetti vuoti e divisori, anche qui sempre di Ikea, doppi di plastica, vuoti, perché quando mi riempirò questi ultimi due cassetti, organizzerò anche questi ultimi due cassetti se avrò altri prodotti nuovi. Infatti qui ho messo altri prodotti nuovi perché magari non ci stavano negli altri cassetti, altri spray fissanti e pulisci pennello. Qua ci sono i Popping Cooking, che appena arriviamo ai 5000 mi piace facciamo il video di la Roby, altri fondotinta troppo scuri che poi regalerò. Qui dentro invece c'è questa simpatica bustina con tutte le mini size di Benefit, che sono veramente comodissime, che avevo trovato nel calendario l'anno scorso. Sono comodissime quando si viaggia e si vogliono portare con sé dei tuoi prodotti che non sono ingombranti, non sono grossi, perché questi qua sono proprio mini taglie, come questo qua super carinissimo, lo Stay Flawless, che io adoro, però è mini size. E poi c'è questo cassetto che è vuoto, quindi inutile farvi vedere. Qui invece abbiamo questo box in acrilico della Hair Clutter Box, vi metto, se mi ricordo, nell'info box il link, e lo devo ancora sistemare, non so bene come sistemarlo, quindi se avete magari delle idee ditemelo qua sotto nei commenti. Ma non è finita, perché in questa zona, nella parte sotto della toletta, abbiamo lo specchio Babyliss con la luce che utilizzo quando mi devo spiluccare, mi devo truccare, che adesso ho coperto con questo bellissimo asciugamanino, questo bidoncino bellissimo, dove al suo interno praticamente tengo tutti i miei colori per capelli della Arctic Fox e maschere di Sephora che faccio ogni tanto, ma per la maggior parte, come vedete, tutti i colori di Arctic Fox e Crazy Color là in fondo. A questa parte, come vedete, c'è questo mega coso, questo mega scatolone di NYX a forma di cuore, che è della NYX Invasion, come potete leggere, che mi era stato regalato con dentro altri prodotti NYX, con i pennelli NYX, quando c'è stato l'evento con bellissimo, dove ho pianto tantissimo. Qui dentro invece ci sono tutti i pennelli, quindi un modo igienico per tenere i pennelli in modo organizzato, ma comunque coperti in modo che non va sopra la polvere e non si sporcano. È un po' una palla perché io li trovo sotto, quindi ogni volta che mi servono dei pennelli devo abbassarmi, tirar fuori la scatola, aprirla, tirarla su e scegliere il pennello da utilizzare. Sì, è un po' scomodo, quindi devo, non lo so, trovare un modo più pratico per utilizzarli, perché tante volte non li utilizzo, tendo a utilizzare lo stesso pennello, che è sbagliatissimo perché va lavato e non va bene, e quindi niente, sono molto molto pigra, devo trovare un altro metodo. Questi erano i miei trucchi, questa era la mia postazione, dopo anni, dopo mesi di richiesta finalmente sono riuscita a filmarvelo. Spero vi sia piaciuto e niente, io vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao patatine e patatini!